Buongiorno gente, noi oggi ci troviamo a Bardonecchia e stiamo per raggiungere prima il rifugio Re Magi e poi si spera il Lago Verde, dipende anche un po' dalle condizioni meteo perché oggi c'è veramente un vento allucinante. La temperatura effettiva non è molto bassa, devo urlare perché c'è il vento, se no non sentite niente. Però proprio perché c'è questo vento, la temperatura effettiva va a farsi friggere. Perché fa freddissimo, si sente freddissimo. E probabilmente perderemo l'uso delle dita, almeno delle mani, forse non dei piedi. C'è di positivo che però abbiamo già trovato il sole e siamo partiti da solo 10 minuti e quindi tra 5 minuti farà caldissimo. Che info su questo sentiero? Ci troviamo a Bardonecchia, siamo partiti dal Pian del Colle e stiamo raggiungendo il rifugio Re Magi. In quella zona ci dovrebbero essere anche altri rifugi e dovrebbe essere anche una zona in cui poi si può proseguire per un tratto e da cui si può raggiungere il Lago Verde. Non sappiamo come è messo il sentiero, quindi non so se lo raggiungeremo. Noi intanto arriveremo fino a Grange Valle Stretta e al rifugio e poi vediamo. Sono all'incirca un paio d'ore di sentiero, non so quanto ci metteremo con la neve, ma è anche vero che oggi di neve ce n'è poca, infatti non abbiamo calzato le nostre ciaspole. Ne approfitto anche per rispondere a tantissime persone che mi scrivono su Instagram chiedendomi: Fede, ma che sentiero ci consigli da fare senza le ciaspole? Un po' perché magari c'è chi ha iniziato da poco che magari non se la sente di utilizzarlo come strumento e un po' perché purtroppo adesso sono introvabili. Comunque ragazzi, pensate che in linea di massima sul sito hikerspiemonte.it, che è il portale dove pubblichiamo le descrizioni dei sentieri in Piemonte, trovate anche le ciaspolate. Tutte le ciaspolate che hanno come difficoltà T sono ciaspolate che potete fare tranquillamente anche senza ciaspole, nel senso sono sentieri abbastanza facili. Voi dovete semplicemente tenere a mente che se nelle ore appena prima dell'escursione ha nevicato, dovete portarvi le ciaspole. Se invece c'è poca neve, ragazzi, cioè le ciaspole sono solo un peso inutile, per cui potete tranquillamente percorrere quei sentieri anche con gli scarponi. Quindi quello che potete fare è andare sul sito, andare nella sezione ciaspolate, controllare le ciaspolate con difficoltà T e verificare se il giorno prima o due giorni prima ha nevicato oppure no, nella zona dove volete andare a camminare. Se non ha nevicato, potenzialmente non c'è troppa neve. Comunque, informatevi online. Vorrei rispondere subito a un vostro possibile quesito futuro. Valle Etroat significa Valle Stretta. Quindi, in caso in cui troviate i cartelli con scritto Valle Etroat, non state sbagliando strada, è la strada corretta. Ma che bei monti, eh! Questo è un sentiero molto tranquillo e molto sicuro, però se vedete là in effetti ci sono dei distaccamenti di neve che sono scesi. Quella è una parete molto ripida, è una parete dove non c'è nessun sentiero, però per farvi capire che esistono queste cose, non sono inventate. Ecco l'incriminata di cui vi parlavamo. In ogni punto si vedono proprio dei distaccamenti belli grossi anche, che sono venuti giù. Non sembra che arrivino fino al piano, però guardate che bella discesetta e guardate che le venature che si formano a rotolazzi proprio.
questo è l'alpeggio comunale di Vallestretta. Dovrebbe mancarci da qui ancora meno di un chilometro tecnicamente. Ne approfitto anche per dirvi che questo sentiero verrà inserito nella nostra lista di 12/13 o 14 ciaspolate facili da fare in Piemonte. Vi lasciamo il link qui sotto in descrizione. Comunque, seguendo la strada principale, la sterrata, ho trovato un sacco di cartelli e è veramente impossibile sbagliarsi. Dovrebbe esserci anche un altro sentierino che passa qui vicino. Il problema è che in questo momento è decisamente inagibile, almeno in questo punto, perché è proprio dove sono scese le slavine, praticamente di sotto. Sono punti in cui tira il vento e che vengono quindi riappianati dal vento e non si vedono più le impronte. In realtà la gente è passata, però sembra che non ci sia passato nessuno. Poi magari vai un po' più avanti e ritrovi di nuovo le impronte, perché lì il vento non ha coperto niente. Carino, affascinante. Guardate che bel bloccazzo di neve. Quello è un bel lastrone. Vedete i segni? A parte che c'è il vento che sta spostando la neve sopra. Anche là vedete le ondine. Ultimi tornantini prima del rifugio. Dei rifugi. Perché non ce n'è uno solo. Ce n'è più di uno. Siamo arrivati, guardate che spettacolo ragazzi, c'è una vista assurda. E nulla, a quanto pare non c'è nessuno qua su. Quindi ci accontenteremo della nostra barretta. Esatto, ci accontenteremo della nostra marinina che voglio ora, subito. E niente, lui poverino. L'abbiamo fatto, abbiamo provato a farlo decollare, ma ovviamente era molto molto instabile, e in più l'applicazione dava un segnale di allerta rafforzata, perché ovviamente sa che qui c'è molto molto vento, siamo in alta quota, infatti era tutto così, tremava fortissimo. Lui è piccolo, non ce la fa. E tutto ciò, tu ti sei resa conto che siamo sotto una ghigliottina di morte? Guarda le punte che sono incastrate qua per terra. Questa è una trappola dell'Indiana Jones. Potrebbero staccarsi da un momento all'altro dei pezzi di ghiaccio e ucciderci. Si ritorna verso l'auto, verso casa. Niente Ragoberto, abbiamo deciso di farlo in estate. Perché, a parte che adesso sarà probabilmente mezzo congelato, vogliamo tornare soprattutto al rifugio, quindi torniamo al rifugio, andiamo alla Goverde e forse andiamo addirittura al lago che c'è dopo ancora. Ma perché no? Perché no? Sarebbe molto bello, è un progetto interessante. Sì, sì. Appena la temperatura sarà aumentata, questa neve sarà sciolta, scombaruta, allora noi potremo fare questo bel esperimento. Noi praticamente questa mattina, invece di salire lungo questa strada che credevamo fosse chiusa, siamo riscesi un pezzo e abbiamo fatto il giro dall'altro lato del rio. Di qui invece, se voi andate giù fino in fondo alla strada, alla fine è davvero chiusa, però potete lasciare la macchina molto più vicino all'inizio del sentiero, che è il più battuto, il più calpestato. Allora, so che molti di voi non sono iscritti al nostro canale, quindi io adesso vi do tre buoni motivi per iscrivervi proprio in questo momento al nostro canale YouTube. Procediamo! Prima di tutto, noi pubblichiamo un sacco di sentieri magnifici e voi potrete trarre ispirazione per le vostre prossime gite dai nostri sentieri. Bene. In secondo luogo, noi parliamo anche di consigli riguardo il trekking e l'escursionismo, molto molto importanti, sia adatti ai principianti ma anche adatti a chi è un pochino più pratico. Mi hai quasi convinto. E anche in questo caso, quindi, deve essere una cosa molto utile. E il terzo motivo è che se attivate la campanellina vi arriverà la notifica dei nostri video in tempo reale, non appena vengono caricati. Io quasi quasi mi iscrivo. Non so, questo... Mi hai convinto? Beh, forse sì, dai. Ora, tolti i miei capelli assurdi, mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, soprattutto se non vi è piaciuto. Se conoscete altri sentieri in zona da consigliarci, scrivetelo nei commenti, perché noi ci andiamo! È tornato il vento, ragazzi, non siete io più niente. Ci vediamo la prossima settimana!
salta proprio a stella, eh. No, a stella non mi spacco la gamba se poi cado sotto male. Sono sepolto. Sono sepolto. Freddo, eh? No, è entrato tutto nei piedi. Hai sbagliato, eh? Tutto questo per la copertina di YouTube.